In forma salute, mercoledì 17 maggio, se ci state seguendo in diretta, sono le 14 in punto, trasmissione settimanale che realizziamo in collaborazione con l'Associazione Amici del Cuore, il Centro di Sanità Solidale. È tornato a trovarci, era già venuto qualche settimana fa il dottor Mario Spinelli, ortopedico. Buon pomeriggio, dottore. Buongiorno, grazie. L'ultima volta che era venuto ospite a Informa Salute ci aveva parlato in particolare dell'articolazione del ginocchio, facendoci insomma un quadro completo di quelli che potevano essere i problemi del nostro ginocchio e anche quelli che possono e devono essere le varie soluzioni. Oggi con lui vogliamo affrontare il tema della medicina dello sport. Vi ricordo che se avete delle domande, delle curiosità, il dottor Spinelli è a disposizione. Il numero è quello che vedete in sovraimpressione: 360 10 38 330. Abbiamo scelto questo argomento, dottore, perché proprio il centro con il quale collabora e con cui realizziamo la trasmissione, il Centro di Sanità Solidale, ha proprio ricevuto da pochi giorni l'accreditamento da parte della Regione Toscana come anche ambulatorio di medicina dello sport. E allora ne vogliamo approfittare per parlare, per spiegare a tutti quanti, ce ne sono tantissimi sul territorio di ambulatori di medicina dello sport, ma che cosa fanno queste strutture? Noi ovviamente prendiamo come esempio la vostra, e ce ne sono tante altre, vogliamo spiegare appunto come funzionano e a che cosa servono. Introduzione generale, dottore, che cosa sono questi ambulatori? L'ambulatorio di medicina dello sport serve per curare le malattie legate all'attività sportiva e quindi la cardiologia, la pneumologia, l'ortopedia, la riabilitazione, quindi la fisiatria, la riabilitazione, l'urologia anche volendo, ma serve poi naturalmente anche per fare i certificati di idoneità sportiva per poter praticare sia l'attività sportiva agonistica che, volendo, l'attività sportiva non agonistica per le persone che superano una certa età e che hanno bisogno, in questo caso, di avere una loro valutazione funzionale e clinica prima di iniziare questo tipo di attività. Lei ha sfatato già un primo mito, che era in parte anche mio, che i centri di medicina dello sport, in generale, per noi, tra virgolette, normali, no? Servisse soltanto per fare questi famosi certificati di idoneità sportiva. E non è così, appunto. Ma i medici, i professionisti che sono all'interno di questa struttura molto ben organizzata, di cui lei parlava prima, sono in grado di poter dare dei consigli, di poter capire qual è la situazione fisica e funzionale di ogni persona che viene a fare questo certificato di idoneità. E come lei forse saprà, il certificato di idoneità ha due livelli di intensità in relazione all'intensità dello sport che uno deve fare dal punto di vista dello sforzo cardiorespiratorio, e quindi c'è la parte per gli sport, diciamo, più leggeri, in cui c'è bisogno di fare l'esame delle urine, la visita cardiologica con elettrocardiogramma normale. Ecco, e già in questa situazione il cardiologo può dare dei giusti consigli. E poi c'è naturalmente la disponibilità di un ortopedico se una persona dice: vorrei capire qual è la disciplina, il tipo di attività, che movimenti devo fare, che cosa devo fare, l'aerobica, l'anaerobica, l'isotonica, l'isocinetica. Ecco, queste situazioni possono essere condivise con il paziente entrando. Poi, siccome lo sport è oramai entrato nella consuetudine quotidiana e si consiglia a 360 gradi a qualunque medico di fare attività fisica, sia per necessità di cura di patologie di modesta entità o di inesiti di gravi patologie, e anche come prevenzione, ecco, si può dare consigli su che cosa fare, di movimento, di attività fisica, di camminare, di andare in bicicletta, di correre, ecco, tutte queste cose, dando anche consigli pratici sui ritmi, sull'intensità che si devono fare. Fra l'altro mi ricordo proprio nella puntata in cui era venuto l'altra volta, quando parlavamo di patologie del ginocchio, mi ricordo una domanda di una persona che diceva: la bicicletta va bene? Ecco, questo è il classico esempio, no? Esatto. Una persona viene da voi e, oltre a fare gli esami, chiede anche a voi qual è lo sport che può essere più adatto Certo, per poi lui. in periodo di Giro d'Italia viene voglia a tutti di Eh sì. ritornare bambini e rimontare in bicicletta, insomma. Ecco.
Senta, dottore, probabilmente la maggior parte delle persone che ci stanno guardando non sono atleti veri e propri, no? Degli agonisti, però spesso, lo dicevamo anche prima di andare in onda, anche per fare la palestra o per fare altre attività si richiede il certificato di idoneità sportiva agonistico. Allora, possiamo spiegare alle persone che vantaggi, ecco, ci sono, oppure anche chi fa una semplice, come dire, attività anche se non è richiesto il certificato? Possiamo dare dei consigli alle persone che ci stanno guardando, magari dopo una certa età fare sicuramente l'esame con l'elettrocardiogramma sotto sforzo, sì, e non solo? Ecco, ci può dare qualche indicazione innanzitutto? Sì, l'esame di idoneità per attività non agonistica è di pertinenza anche del medico curante, del medico di medicina generale, che naturalmente, conoscendo il paziente, se questo ha invece una storia di patologie, indirizzerà a fare un accertamento più approfondito, e nel caso normale è quello di fare un elettrocardiogramma ed eventualmente il cardiologo poi può consigliare un accertamento respiratorio, una spirometria oppure un ecocardiogramma oltre all'elettrocardiogramma normale, per poi arrivare alle forme invece in cui per gli sport di maggiore intensità in cui si fa l'elettrocardiogramma da sforzo e si valuta con la classica prova dello scalino, di salire ripetutamente sullo scalino, quanto tempo ci vuole dopo un certo periodo di questo esercizio a ritornare nei ritmi normali cardiorespiratori. Ecco, questa è la valutazione della tua capacità funzionale cardiocircolatoria. È chiaro che questa situazione, come sapere così, anche se poi magari non serve, perché ora non vorrei cambiare argomento, è curiosità sapere qual è il proprio gruppo sanguigno, sapere anche qual è la tua capacità cardiocircolatoria, perché fa sempre no? Bene, perché no? Ecco. Cioè, le dici, quindi il messaggio può essere no, se avete tempo, voglia, è meglio fare un esame in più. Fare un esame in più, approfondire, e poi se ci sono contemporaneamente dei problemi di tipo ortopedico, di tipo urinario, oppure nelle donne che sono intorno all'età della menopausa o dopo la menopausa, approfondire anche questo argomento, perché la menopausa, l'osteoporosi non è una malattia, l'osteoporosi è una fase della vita se siamo in una situazione di normalità che va prevenuta con l'attività fisica e con un buon stile di vita, soprattutto di tipo alimentare. Quindi anche questa, anche i medici e persone che possono dare consigli da un punto di vista alimentare nel nostro centro ce ne sono. Allora, dottore, prima parlavamo, lei ha dato giustamente un messaggio importante, no? Lo sport, al di là di quello che lo pratica per agonismo oppure a livello dilettantistico, lo sport inteso come movimento è nella nostra vita di tutti i giorni, di qualsiasi persona che abbia 40 anni, 60, 80, insomma. Si possono dare delle indicazioni, e voi che indicazioni date potete dare alle persone? Perché magari non si dice dobbiamo camminare almeno, non lo so, mezz'ora al giorno, almeno, però magari tutti non possono farlo. Ecco. Almeno mezz'ora, 40 minuti, alternando un passo normale a qualche fase di passo un pochino più svelto. Questo, se uno può camminare 30 minuti a passo svelto, è quello che viene chiesto costantemente per fare un'attività fisica che anche da un punto di vista dietetico serve per non accumulare grassi, non appesantirsi. Quindi questi sono i consigli normali. Poi se uno non ha problematiche agli arti inferiori e alla schiena, è chiaro che anche correre e fare un'attività più intensa può essere utile. La bicicletta è certamente un'attività che fa movimento agli arti superiori, al tronco e agli arti inferiori, però c'è uno scarico tramite il sellino dell'eccesso di carico sulle ginocchia e sulle caviglie. Quindi queste sono le cose un po' da valutare e appunto si rientra nella tipologia di dialogo che può essere utile intraprendere con un medico per capire quali sono le cose da fare e quelle da non fare, che ritmo dare alla propria attività, a quanta intensità dargli. Ecco. Le è mai capitato di avere un paziente, una persona che è venuto da lei dicendole io faccio questo sport e lei ha detto no, guardi, questo è proprio quello più sbagliato in assoluto per lei? Ma dispiace quando lo dobbiamo dire a dei ragazzi in fase di accrescimento che magari hanno, vengono con un po' di mal di schiena, per esempio, che fanno canottaggio,
o che fanno ginnastica artistica, soprattutto le bambine che devono incominciare molto rapidamente, e si vede che nella fase di crescita lo sviluppo delle ossa nella parte della crescita viene sovraccaricato nei nuclei di accrescimento, soprattutto a livello del rachide lombare, e quindi è necessario rallentare, ridurre, se non interrompere l'attività fisica, per dire dobbiamo dar tempo a quelle strutture di consolidarsi, perché sennò poi interviene una patologia, cioè uno scivolamento della vertebra, la lisi o la listesi delle vertebre, che poi sono causa di malattia nella fase post crescita. Ecco, queste sono purtroppo le situazioni che però vanno studiate, vanno per forza approfondite. Ecco, per esempio, infatti, quello, il tema anche dei bambini può essere sicuramente un tema interessante, insomma, se si ha un'incertezza oppure se iniziano ad accusare dei piccoli fastidi, è bene rivolgersi per esempio a un centro di medicina dello sport per farsi consigliare. Sì, anche perché poi il sovraccarico, l'eccesso di sport, l'eccesso di attività, che può portare a delle patologie, quindi bisogna capire, c'è sempre più un po' la tendenza ad iniziare sempre prima, ecco, queste sono le cose un pochino da seguire, da monitorare, da dialogare con i genitori e con i giovani atleti, ecco, per far capire quali sono le problematiche. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa, poi torneremo insieme al dottor Spinelli, ambulatorio di medicina dello sport, che si occupa non soltanto di prevenzione e di consigli, ma anche di cura. Parlavamo ovviamente di quando ci sforziamo troppo magari a fare un'attività fisica, oppure addirittura c'è un infortunio più o meno grave, quindi cercheremo di capire che cosa va fatto. A fra poco. Seconda parte di Informa Salute in questo mercoledì 17 maggio. Se ci state seguendo in diretta sono le 14:14 in compagnia del dottor Mario Spinelli, ortopedico. Oggi parliamo con lui, che collabora con l'Associazione Amici del Cuore, il Centro di Sanità Solidale e degli Ambulatori di Medicina dello Sport. Fra l'altro, appunto, il Centro di Sanità Solidale da pochi giorni ha ottenuto l'accreditamento necessario, e stiamo parlando un po' delle varie funzioni che questi centri svolgono, non soltanto quello di concedere o meno l'idoneità sportiva agonistica o non agonistica, ma anche, insomma, di aiutare gli atleti e non a fare la giusta attività sportiva, che può essere, come ci diceva il dottor Spinelli, anche come dire, la ginnastica ricreativa, la passeggiata ricreativa. Spesso però, perché o non si fa attività fisica o perché se ne fa troppa, si va incontro a degli infortuni. Anche in questo caso, dottore, un'equipe di specialisti, lei prima ci diceva, no, che in un centro come il vostro ci sono il cardiologo, l'ortopedico, il pneumologo, il fisiatra e il fisioterapista, in pratica tutti quelli che ci possono aiutare. Sì, questo è il minimo, cioè, ci sono anche altri professionisti nel caso si sia coinvolti il reumatologo, altre cose, il radiologo che può fare le ecografie, i primi indagini di screening su questi tipi di traumi. C'è tutta la professionalità per poter fare una valutazione del trattamento della lesione, del trattamento da fare sia nell'immediato, oppure se la lesione è una lesione cronica, una lesione cronica che si riacutizza, come spesso succede, e quindi impostare tutto un programma sia riabilitativo che di terapia in questo caso. Quindi, certamente il fisiatra ha necessità di parlare, visitare, osservare bene come viene fatto eventualmente anche il gesto atletico, ricostruzione di come mai avviene questa situazione di sovraccarico, e approfondire un attimo quali possono essere i meccanismi per evitare questa patologia. In linea generale, dottore, quali sono gli infortuni e i problemi più ricorrenti in questo ambito? Ma la situazione più banale è quella della distorsione della caviglia, sì. Poi la distorsione del ginocchio, le problematiche da sovraccarico legate alla spalla, quella che una volta veniva chiamata la periartrite di spalla, che oggi viene più identificata con la lesione della cuffia dei rotatori in senso generale, oppure la spalla rigida, che interviene però in seguito magari a traumi più intensi o a patologie collegate, come appunto prima dicevamo dell'osteopenia e dell'osteoporosi. Ecco, possono essere delle concause che facilitano rigidità articolari e comparsa di questi disturbi. Quindi bisogna inquadrare bene il
tipo di lesione, il grado di lesione e valutare quale terapia fare, riposo, usare delle ortesi, fare della fisioterapia già riabilitativa per la parte acuta, poi per la parte rieducativa vera e propria e poi nei casi più gravi anche programmare, se nel caso, dei trattamenti chirurgici. È difficile però dire ad una persona attiva, no, che sia un agonista o non agonista, di fermarsi. Credo che sia uno degli ostacoli principali, no? Quando voi dite, vabbè, fammi, non lo so, due settimane di riposo e questo vi guarda male, dottore? Sì, è chiaro che lo paziente sportivo pensa che naturalmente di poter ridurre in qualche modo l'attività, muoversi in qualche altro modo, avere delle particolari bendaggi, particolari cose che possono, però in certi casi, in certe situazioni che soprattutto riguardano gli arti inferiori è necessario, sì, si possono adoperare dei bastoni per scaricare l'articolazione, però ecco, bisogna fare chiarezza e naturalmente entrare e far capire anche al paziente l'entità del suo problema, quindi qui sta il dialogo per arrivare ad un consenso con il paziente. Senta, un altro tema importante che affrontate e affrontiamo, l'abbiamo un po' fatto in tutte le puntate, in qualsiasi tema abbiamo sempre toccato, quello dell'attività sportiva e quello della dieta, no? Che per ogni patologia, per ogni parte del nostro corpo è importante quello che mangiamo. Anche in questo caso i dottori che operano in questo ambito possono darci una mano? Certamente, sia il cardiologo, sia lo pneumologo, anche l'ortopedico, ma poi ci sono dietologi che possono naturalmente consigliare esattamente le cose da fare, sia se uno ha necessità di ridurre il suo sovrappeso oppure per mantenere o per equilibrare meglio la sua resa atletica in relazione all'alimentazione, anche perché l'alimentazione è fondamentale come stile di vita e quindi conoscere bene determinate concetti fondamentali di che cosa mangiare prevalentemente la mattina, di cosa evitare soprattutto la sera, di che cosa di cercare le cose di cui siamo sicuri della provenienza, ecco, questi mi sembrano soprattutto dei concetti generali da rispettare, eliminare molto gli zuccheri, ecco, ci sono campagne internazionali in cui anche il presidente Obama si muove, l'ex presidente Obama si muove dagli Stati Uniti per andare a Milano a parlare di queste cose in cui naturalmente sono sorte perché c'era una poca conoscenza della disciplina alimentare negli Stati Uniti e che c'era un sovraccarico di zuccheri nell'alimentazione dei ragazzi, usare troppe bevande zuccherate, troppi carboidrati. Quindi noi abbiamo il problema della pasta e della pizza. Quindi questo è certamente per un atleta non è la situazione, bisognerebbe trovare delle sostanze più integrali che abbiano la possibilità di funzionare anche in parte proteica e meno zuccherina. Ne abbiamo parlato un po' con la dietologa che è venuta, che lavora anche lei al centro qualche settimana fa, infatti il consiglio, no? Ne abbiamo parlato, non rinunciare assolutamente al pane e alla pasta, se si hanno dei problemi magari limitarli un pochettino e cercare giustamente le farine integrali. Però nel vostro ambito credo che questo tema, quello che dobbiamo mangiare, i famosi integratori eccetera, finché sono integratori di un certo tipo va bene e poi si sfocia nel problema del doping e ovviamente la medicina dello sport è anche questo. Sì, la medicina dello sport è anche un attimo la verifica di come uno svolge la propria attività anche alla ricerca della prestazione, cioè bisogna, da qui interviene anche lo psicologo, interviene la persona con la quale parlare, che all'inizio deve essere filtrata o dal medico di medicina generale o dal medico sportivo, capire se dietro ad una necessità di prestazione, quindi io non riesco, voglio, faccio, prendo, mi aiuto, ecco, tutte queste cose sono delle situazioni che vanno un attimo capite e vanno un attimo corrette, perché queste possono portare, oltre che a una dipendenza, anche ad una patologia. E fra l'altro la dieta per le persone normali si intreccia proprio anche al discorso che diceva il dottore con il peso, no? Il nostro peso, magari adesso si avvicina l'estate e tutti vogliono tornare in forma. Bene l'attività fisica, ma se si fa l'attività fisica e poi si mangia uguale o anche di più, perché magari dopo aver fatto una vasca
oppure aver fatto una corsa, si va a casa e si mangia, i risultati non li vedremo, dottore. Certo, sì. Soprattutto l'alimentazione della sera, che è quella che si accumula di più. Quindi se uno svolge attività nel pomeriggio, alla fine del lavoro, e poi arriva a casa la sera e non resiste nell'alimentazione, questo diventa un controsenso e qualche cosa che non funziona. Quindi bisogna entrare in questo tipo di concetti e bisogna, sì, pensare, oltre che al problema della propria immagine, anche al problema del proprio fisico, conoscere se stessi, soprattutto per la propria risposta fisica che riusciamo a dare. Senta, prima lo ha accennato, il tema dell'osteoporosi è un tema importante che riguarda soprattutto le donne, no? Quando arriva la fase della menopausa. E lei ha detto che non è una patologia in sé per sé, è una fase della vita. Possiamo dare qualche consiglio allora, soprattutto alle donne che ci stanno guardando, ma magari anche agli uomini, perché il problema poi può essere anche degli uomini ad una certa età. Sì, negli uomini è una situazione che interviene più tardivamente rispetto alla menopausa, che è una fase vera e propria della vita della donna, che già è una fase importante dal punto di vista psicologico, dal punto di vista ormonale. Quindi è un cambiamento che ha bisogno di essere prevenuto con un mantenimento dell'attività fisica e con un mantenimento dell'attività alimentare giusta e corretta, per fare in modo che non si arrivi a dei valori così accentuati che possono portare ad un'osteoporosi vera e quindi anche ad un rischio di riduzione della resistenza delle ossa. Cioè, non è che un osso si rompe da solo, bisogna sempre che ci sia un trauma, però l'entità del trauma può essere ridotta per provocare una frattura, fratture che intervengono poi più facilmente nelle persone un pochino più anziane, sopra 65-70 anni, la classica frattura del collo del femore. Quindi ecco, è tutta questa situazione che va in qualche modo prevenuta. Un evento traumatico è una situazione che deve spingere, quindi anche una frattura di polso, una frattura della caviglia, una frattura della rotula, devono essere dei campanelli di allarme a chi capitano, per dire bisogna che approfondisca com'è la mia situazione dei miei minerali nelle ossa e che cosa devo fare. Devo prendere la vitamina D, dovrò fare dell'attività fisica più attenta e più intensa, muovermi di più, stare più alla luce e soprattutto integrare gli alimenti giusti nella mia dieta. E la vitamina D è fondamentale. E poi ci sono anche naturalmente i farmaci nei casi di osteoporosi vera e conclamata, insomma, ecco, però prima che arrivi, la prevenzione. È importante la prevenzione. Certo. Se lei dovesse consigliare anche, per esempio, lei parlava, no, di fare un'analisi per capire a che livello siamo, no? I nutrienti nel nostro corpo, i vari minerali a che punto sono, a che età la consiglierebbe? Ma se uno non ha avuto nessuna patologia, non ha avuto una menopausa anticipata, parlo naturalmente della donna, e se la situazione è normale, non è detto che sia necessario fare una densitometria ossea per valutare sempre, costantemente, subito, immediatamente quali sono i tuoi valori e stabilire se sei nel ritmo normale della tua funzione minerale. Ci sono dei campanelli d'allarme che sono avvertire fastidio nel fare determinati movimenti, dei dolori che non sono sempre gli stessi, che si spostano, che si manifestano talvolta in un modo, quindi non il dolore articolare preciso, ma un dolore diffuso che oggi è di qui, oggi è di là, oggi mi ha fatto male alzandomi, ieri mi aveva dato invece camminando. Ecco, queste cose sono, se uno ci sta un momentino più attenti, possono essere motivo di attenzione, appunto, di andare a approfondire la situazione proprio parlandone innanzitutto col medico curante, ma poi anche con i medici che fanno questo tipo di attività. Dottore, abbiamo esaurito il nostro tempo, io la ringrazio il dottor Mario Spinelli, ortopedico, ma lo possiamo dire, no, ormai da qualche giorno è arrivato l'accreditamento, fa parte di questa equipe al Centro di Sanità Solidale di Medicina dello Sport. Grazie dottore. Grazie a lei. Per i suoi consigli, che insomma sono stati interessanti per tutte le età e per chi fa attività dilettantistica, agonistica, ma anche, pensavo, a tutte quelle persone che vogliono rimanere in forma, e lo abbiamo detto tante volte, in forma salute, proprio la nostra salute passa anche dall'attività fisica. E quando diceva prima il dottore 40 minuti di passeggiata, non è che uno deve trovare 40 minuti, no?
uscire e andare e tornare, magari può essere anche rinunciare alla macchina, esatto, per andare al supermercato, al negozio, no? Non prendere l'ascensore, magari per scendere, non dico per salire. Ecco, pensare un po' a se stessi in senso completo. Grazie, grazie ancora. Ringrazio in regia Matteo Bedini. Noi torniamo puntuali fra 7 giorni ancora qua a Informa Salute. Buon proseguimento.